La partita nel giorno dello scudetto passa in secondo ordine. Primo tempo della Juventus, ripresa dell'Avellino e pareggio dunque equo. Il gol che sblocca il risultato è di Rossi, servito da Boniek. Successivamente, nel secondo tempo, il crescendo irpino, dinanzi ad un avversario ormai demotivato, sfocia nel fallo di mano di Cabrini. Per Paparesta è rigore. Segna Colomba e batte un Tacconi, ex di lusso, in molte circostanze insuperabile. Juventus fa 21, Torino fa festa.